Oh yeah. Venuti amici di Music Off, siamo qui negli studi di Music Off in compagnia di Alberto Lombardi e di Davide Tomassone dei negozi Tomassone Bologna-Roma. Siamo qui oggi per presentarvi un prodotto portante per casa Gibson. Un prodotto che fa parte della gamma Murphy Lab, si tratta della produzione custom di Gibson in Bosman in Montana ma della versione diciamo top di gamma dove nei laboratori di Murphy Lab i prodotti vengono ricreati e riprodotti anche nelle finiture nitrocellulosa, increspature, eh, sarà molto bello dopo osservare le foto che vi forniremo dove vedrete da vicino il modo di invecchiare la tavola anche nella sua finitura estetica e relicata, ma non solo, si tratta di tavole thermoaged, quindi invecchiate con dei sistemi di... di di a forno di riscaldamento della tavola in privazione di ossigeno proprio per rendere lo strumento invecchiato come rendere i legni invecchiati come se fossero costruiti, stati costruiti eh, 70 anni fa, in questo caso siamo avanti a una Gibson Hummingbird 1960 in finitura Erita e Cherry, fasce fondi in mogono tavola in abete Sitka, Thermo Age anche l'incatenatura, in collaggio e glue, incastro a coda di rondine manico in mogono, tastiere in palissandro con i parallelogrammi e il classico Colibri Hummingbird appunto nel battipenna molto retro, molto artistico, molto tradizionale Tradizionale di K. Gibson, siamo davanti a una square shoulder, spalle squadrate, vedete le spalle non sono tonde. E, um, è una forma comunque out quindi è una forma tradizionale di un'altra famosa casa americana, ma con una personalità un po' differente. Come l'hai sentita, Alberto? Assolutamente a fuoco, chitarra molto a fuoco, molto precisa, nel senso che tutte le note hanno una loro definizione anche negli accordi, no? mi è venuto spontaneo suonare qualcosa di armonicamente ricco proprio perché tutte le note mi sembravano perfettamente rappresentate nello spettro sonoro no? quando si suonava no. io di sento perfettamente diciamo senti l'insieme e senti la nota riesco a sentire esatto una nota precisa anche se se si sono... miscelano, se le, le frequenze ci si sommano ci sono queste due note ad un semitono di distanza però suonati in strumming entrambe escono tutte e due più o meno allo stesso volume, è pazzesco. Quindi, se volessimo fare il nostro gioco, che da un po' di tempo stiamo facendo, di cercare le parole chiave che ti delle sensazioni sonore che ti dà questo strumento, quali parole chiave utilizzeresti? Ok, il nostro giochino degli aggettivi. Degli aggettivi. A fuoco? A fuoco, quindi il, Centrale, diretta. C'è cioè, presente un'immagine che quando la guardi Definita. è crisp proprio perfettamente a fuoco, ehm, equilibrata tra basse, alte e medie. Cioè, sento una presenza più o meno equivalente di tutti e tre i registri. Quindi a fuoco equilibrata e piacevole a livello acustico. C'è cioè uno strumento che proprio ti accarezza mentre lo suoni. Io stesso direi delicata, delicata perché è una, sì. una chitarra che pur. Dando tanta energia, potendo dare anche tanta energia nello strumming, è una chitarra che suoni con delicatezza: con una chitarra piacevole da divano da, da suonare sul divano, molto intima, pur avendo volume. Eh, prima, mentre facevamo un po' le prove, perché. È poco perché è sempre tutto molto di corsa, ma ci prepariamo un po' per capire per aiutarvi nel dare commenti, anzi, chiediamo la vostra partecipazione, cioè ascoltando questa registrazione, inserite nei commenti tre quattro parole chiave, quattro aggettivi, caldo, rotondo, corposo, brillante, definito, inventate le parole voi, fate dei neologismi sonori, ma partecipate, dateci l'indicazione di come vi è sembrato il suono di questo strumento? Per noi è proprio importante condividerlo con tutta la comunità. Tornando a noi, a me è piaciuta questa delicatezza, questa appunto morbidezza. L'amalgama certamente. E, se devo trovare un, un aggettivo un po' diverso dal solito e straordinario. Userei proprio il termine fuoco, ma non inteso come immagine, ma mi immagino proprio questo suono come qualcosa di estremamente caldo, colorato, luminoso come il fuoco, cioè lo vedo proprio fuoco. Sta scendendo una lacrima? No, è Senso... vero, è caldo <ride> no, beh, e caloroso come la sensazione bellissima. dal fuoco, colorato e illuminato, ti, ti, ti apre, ti, ti illumina a giorno una sensazione sonora. Per cui il fuoco che tu vedi nella definizione, io lo vedo proprio nel forse pensare una sera in montagna, a un camino, un divano e suonare tranquillamente in compagnia con forse una bicchiere, un bicchiere di rum, una cosa calda. E a lato è proprio il suono caldo. Sì, sì, infatti io ti, ti commentavo suonando perché. ci stava. mi hai richiamato delle sonorità. La definizione c'è, sono i, le, le, scintille le scintille del fuoco, de, del fuoco. <ride> ma è proprio il calore, l'accoglienza di, di questo suono, è proprio è molto molto bello. Chiaro che eh, il laboratorio Marfi Lab fa veramente un grande sforzo a livello di cura con la nitrocellulosa, ripeto, con le foto, spero che riusciamo a darvi eh, l'immagine proprio quasi come se la poteste toccare con mano. Per toccarla con mano vi aspettiamo chiaramente dei punti di di Bologna di Roma eh, per poterle vedere, sentire, toccare, provare veramente. Però diciamo, è impressionante il lavoro che hanno fatto di replica del prodotto dell'epoca ed oggettivamente, sì. eh, trattandosi di prodotti con un valore commerciale importante, decisamente importante, però è riconoscibile immediatamente questo plus, questo valore aggiunto. Chiaramente deve essere nelle vostre idee, nelle idee di chi prende in mano un prodotto di questo genere, ma è veramente un prodotto top straordinario, riconoscibile come una ricerca di vintage reale. A livello di playability, come ti è sembrato, Alberto? Guarda, aggiungo solo questa cosa al, al discorso generale che stavi facendo, il relic è veramente bello, cioè quest, mh, su tutta questa linea sembrano veramente strumenti dell'epoca. Io ne ho, ne ho avuti tra le mani diversi e oggettivamente... Mi potresti tranquillamente fregare, non è nostra intenzione, soprattutto no, certo. se sulla gamma elettrica, eh, Marfi Atomafia ha una gamma di invecchiamento che va dal lightly aged fino al, al, ai, ai prodotti più invecchiati, agli IV Relic. Qua lavoriamo solo in lightly aged, quindi ci sono le increspature, ci sono qualche piccoli sì, segni buono. dovuti all'utilizzo a livello della buca, nel fondo, così, ma è veramente una relicatura leggera perché quello che per loro conta di più sono il trattamento della nitrocellulosa, gli spessori certo. e comunque ricreare al tatto e all'estetica un prodotto con in questo caso parliamo di oltre 60 anni di vita. Si sembra proprio di suonare uno strumento che ha una storia, no? un'età e una storia, e è sicuramente molto comodo, cioè, mh... Pur essendo retro, quindi non, non, eh, lo, non parliamo di, di playability moderna, eh? parliamo... no, no, è una playability assolutamente vintage. però la morbidezza dei legni fa sì che anche le corde siano molto soffici sotto, sotto, le, dita, sotto le dita quindi sono un po' altine, però comode da suonare. E, mh, il manico è sempre leggermente robusto. Ma comunque il tutto è molto equilibrato è molto in stile, quindi comunque è una chitarra che suggerisce delle atmosfere, suggerisce un certo modo di suonare, non ti viene da correre, ti viene da... Arrivo, approfitto per questo, eh, oltre a ricordarvi di inserire un po' di commenti su parole chiave del suono dello strumento che state ascoltando, ma è un po' così, quando venite in negozio e nella prova scegliete un prodotto di questo tipo, Gibson, di questa fascia, di questa levatura, mi trovo sempre ad avere la domanda, ah lo voglio più basso, me lo fai più basso, lo voglio più comodo? Sì e no, nel senso che spesso sapete, vi rispondiamo, aspetta. Provala così perché è quasi di default. La chitarra la voglio comoda, bassa, eh, faccio veloce, faccio comoda, non devo far fatica. Non è così per uno strumento di questo tipo. Questo Guilty. strumento. Questi due è... sono colpevolissimo, No, di però tu, tu sei colpevolissimo, onestamente. Però quando. Io delle chitarre. Con quello scopo. Bravissimo. Poi ti trovi a dover registrare in studio una roba con questa, sai benissimo di adattare tecnica e modalità a uno strumento di questo tipo. Il tuo adattamento in ogni video certo. con tecniche e modalità diverse è la cartina a solo che ti adegui allo strumento. Lo strumento ti, ti richiama e ti richiede un certo modo di Poi suonare. È chiaro che dopo in certi casi noi diciamo sempre ai clienti di tornare dopo due o tre mesi e se effettivamente per il proprio stile si affaticano allora certo. si ritara il tutto ma faccio sempre l'esempio delle macchine come prendere una Porsche e mettere un tappo di sughero sotto l'acceleratore hai preso una macchina di grande prestazione e, e non gli dai dinamica andare ad abbassare oltremodo uno strumento di questo genere è in qualche modo tarpagli le ali a quei suoni che noi in questo momento stiamo provando poi c'è da fare un take in studio comodo, veloce, tecnico. Magari usiamo un'altra chitarra. Se abbiamo solo questa, la si setta iperfacile, ipertecnica. Ma questa è bene che rimanga una chitarra dalle prestazioni importanti da corsa. Quindi non comoda, ma suonabile, ma con un risultato sonoro da macchina da corsa. Non certo, so da se corsa con... in quel senso. Da corsa, in questo senso, non di velocità, ma diciamo da prestazioni importanti. prestazione importante. importante, anche perché comunque se la regoli diversamente. Mm. Ti appiattisce. Si appiattisce, queste basse non le senti più. Comunque magari la frasetta la butti dentro con più fatica, però quando fai l'arpeggio godi. Senti questo bassone e godi. Sì, sì, con, confermo l'impressione eh, nostra la stessa. Ricordatevi di aggiungere voi nei commenti cosa ne pensate di questo strumento. Gli aggettivi. Gli aggettivi, le parole chiave, semplici, neologismi, quello che proprio vi passa la sensazione. Io prima ho tirato fuori così, non ne avevamo mica parlato fuori il fuoco il fuori. perché ho avuto questa impressione. Ho immaginato proprio un fuoco qua davanti con la chitarra di fianco. Quindi se un romantico <ride> ma perché mi è venuta così, fate la stessa cosa e inventatevi qual, qualche cosa. Comunque eh, si tratta, ripeto, prodotto veramente quasi, non dico unici, ma ne arrivano veramente poche eh, sul mercato, arrivano raramente, arrivano con prenotazioni molto lunghe. Vi aspettiamo quindi poi nei punti vendita a provarle, a testarle, a sentire e a emozionarvi anche voi con la storia di questi prodotti. Sicuramente Gibson Murphy Lab riesce a riportare oggi la storia di 60 anni fa, 70 anni fa, in questo caso sono 60-63 e, e ce la riporta assolutamente benissimo in modo molto molto fedele e conforme assolutamente agli originali. Oh yeah! A questo punto non ci rimane altro che salutarvi e aspettarvi per la prossima puntata ringraziando Alberto Lombardi e tutti gli amici di Music Off. Ciao alla prossima! Ciao ciao!